semplice, diciamo che il problema non era stato risolto del tutto. E dopo insomma, quella piccola apparizione che ho fatto, anzi si era riacutizzato il problema, allora ho deciso di sottopormi a cure specifiche dove un po' avevo fiducia e adesso mi sento bene. Oggi ho fatto il primo allenamento con la squadra, avevo già fatto qualche allenamento ovviamente dovero, però oggi insomma, il primo allenamento, diciamo che la risposta è stata molto buona, ottima, diciamo che penso di aver superato completamente il problema, anzi, sono convinto. Ma sei già pronto oppure ovviamente hai bisogno di... Sono pronto, sono a disposizione del mister, poi ovviamente il mister deciderà, adesso sono una settimana per lavorare bene, per mettermi il più in condizione possibile per essere appunto d'aiuto in questa rincorsa che stiamo facendo. Ti sei mai pentito di aver fatto quella piccola apparizione a Sorrento? No, io quando ci ho sempre provato, ovvio che non vuoi parlare di sfortuna, non vuoi parlare di tante cause, io insomma il mio desiderio è sempre poi di giocare, ovvio ci ho provato in quell'occasione, purtroppo non lo so se ho fatto bene o male, però me la sentivo, volevo dare il mio contributo alla squadra, non lo so, magari cos'era la cosa giusta da fare. Adesso penso da adesso in avanti e non ho gran voglia di giocare, perché immaginate voi dopo questa annata, c'è un giocatore che perde così tanto tempo, cioè, ho avuto dei fortuni, però sinceramente un andamento così sofferente, ma non per il piede in sé, proprio per il dover recuperare e non riuscirci, è stata veramente una cosa stressante, veramente adesso voglio solo pensare a giocare e stare tranquillo. Senti, in merito alle cure che hai fatto, sei stato curato diversamente da come sei stato curato prima della ricaduta di Sorrento oppure è stato sempre lo stesso lì? Ovviamente ogni dottore ha le sue convinzioni, ha i suoi protocolli. Diciamo che io dove mi sono curato, ovviamente mi conoscevano bene, sanno gestire molto bene atleti professionisti, mette in condizione ovviamente con una struttura sicuramente di primo piano tutto quello che è necessario per recuperare. Adesso non lo so, io mi sono trovato molto bene, l'importante era guarire, poi non era importante dove fossi, l'importante è che mi promettessero di guarire. Ciao. Hai lasciato la squadra, tra virgolette, in un momento, diciamo, la squadra era quasi lontana dalle playoff dopo la partita di Sorrento. La ritrovi in piena lotta playoff. Ecco, la differenza di quel gruppo lasciato qualche mese fa e quello che hai ritrovato oggi. Cosa hai trovato di differente? Ma comunque io non avevo dubbi, nel senso che nonostante la mia assenza, nonostante i momenti difficili, cioè sapevo che questa squadra ha i valori e ha e anche il carattere per aver fatto quello che sta facendo e anche di più e deve continuare su questa linea. E sicuramente è stato un anno faticoso perché si è visto sempre rincorrere, però insomma, siamo lì e dobbiamo lottare fino alla fine per arrivare al nostro obiettivo. Però il gruppo è sempre stato unito, è sempre stato voglioso di fare bene, ovviamente il calcio è fatto così. Se fosse una scienza esatta insomma, sarebbe tutto semplice, tutto programmabile, i coefficienti sono le variabili sono tantissime, quindi le componenti che influiscono sul risultato sono tante, sono dai giocatori a tutto quello che circonda, quindi diventa difficile interpretare un momento negativo con non so, magari un calo di rendimento, non è sempre così. Io ho visto anche la squadra fare bene in certe partite, non raccogliere punti, magari fare non così bene, però raccogliere punti. Però sicuramente adesso è un momento positivo e sta venendo fuori sicuramente una continuità che mancava forse. Domenica arriva alla spalla che tu, la squadra che avevi dato l'anno scorso, che dovresti conoscere un po' meglio degli altri. Qualche squadra ci dobbiamo aspettare? Ma è una squadra che ha parecchie difficoltà, ma negli ultimi anni
diciamo, nell'ultimo anno, sono una squadra che è abituata ad avere certi problemi societari, però una squadra molto giovane che sicuramente fa dell'entusiasmo comunque la sua insomma, prerogativa. Ha dei giocatori importanti comunque, quindi è una squadra da non sottovalutare, una squadra che deve comunque fare punti per salvarsi o comunque piazzarsi nel miglior modo possibile. È una squadra che non vuole retrocedere, questo assolutamente, perché insomma, è una tradizione alle spalle molto grande, vuole mantenere insomma, questa categoria. Quindi insomma è una partita difficile, sicuramente da non sottovalutare. Però noi siamo il Benevento e puntiamo al nostro obiettivo e abbiamo tutte le carte per fare bene. Hai avuto modo di studiare anche da casa l'andamento del campionato. Sotrento e Taranto stanno un punto avanti, col Taranto che c'è la partita di recupero domani. Su chi deve fare la corsa il Benevento secondo te? Beh, innanzitutto su se stesso, deve affrontare la partita insomma, e fare il risultato. Certamente aspettiamo il recupero del Taranto, poi magari sarà un po' più chiara questa rincorsa. Ovvio che però guardare le altre in questo momento non fa bene, però ovviamente dobbiamo aspettarsi qualche passo falso delle altre. Vabbè, chiesto prima a Cristian, chiedo anche a te, dici qualcosa su questa tragedia che ha sconvolto un po' tutti i molosini. No, a me personalmente mi ha lasciato senza parole, ma come a tutti, conoscendo anche il ragazzo, avendo giocato a Bologna, l'avevo avuto modo di conoscere, cioè, magari sembra sempre quelle frasi fatte, ma cioè, il ragazzo è un ragazzo eccezionale. Io l'ho conosciuto che era giovanissimo, però è un ragazzo esemplare. Poi sinceramente non conoscevo il suo quadro familiare, che insomma era insomma, sicuramente un quadro molto difficile, e lui che era riuscito comunque a conquistarsi qualcosa, insomma, che è stato tolto tutto questo per una disgrazia del genere, insomma, fa dispiacere tantissimo, non solo al mondo del calcio. Quindi sicuramente credo che sia stato giusto fermare il campionato per rispetto comunque nei confronti di questa tragedia, che non so se si potesse magari evitare, anche se è difficile, insomma è stato anche con cause, non so, parlano di controlli un po' più approfonditi, parlano magari di interventi un po' più tempestivi in campo, per, sai, in quelle circostanze anche le piccole cose fanno la differenza. Questo purtroppo insomma, non risolve comunque questa tragedia, fa solo dispiacere di tutti. Quando ti piacerebbe andare in campo domenica? Beh, penso che sia, cioè, è il culmine della mia professione, nel senso è quello che devo fare, quindi addirittura quest'anno forse mai come quest'anno non vedo l'ora di tornare in campo. Quindi sì, domanda un po' scontata, però vuol dire che... anche a prescindere dall'avversario. Non ho nulla contro la Spal, anzi, se è una squadra che dopo Bologna mi è rimasta dentro, forse è stata la Spal, perché comunque mi sono trovato sicuramente bene, quindi, però detto questo, un grandissimo rispetto, è tanta la mia voglia e penso che sia è quella dei miei compagni di arrivare a un certo obiettivo che va sopra questa cosa. Poi dopo la partita magari un po' mi spiacerà vedere là in fondo una classifica, però l'importante è che il Benevento arrivi al suo obiettivo.